Ramona Elsener, Florian Wüster. Vent'anni Ramona, 23 per Florian, in questo momento sono in 17esima posizione. Sono i campioni nazionali svizzeri, titolo che hanno ottenuto per la quarta volta. Avevano già partecipato agli europei l'anno scorso, decimi nella prima linea. Danser, danser, danser.
La prova degli atleti svizzeri, tra l'altro le coreografie sono state curate da Pasquale Camerlengo, che compare tra l'altro anche proprio nel loro team di allenatori. Parlavamo appunto di italiani che sono veramente l'eccellenza nella danza, l'abbiamo visto, e Pasquale Camerlengo è uno di questi allenatori, no Franca? Sì, e poi tra l'altro cominciano a essere un po' esportati in tutto il mondo. Sì, hai visto? Sì. Si aprono a macchia d'olio e cominciano a esportare la conoscenza della danza così come l'abbiamo concepita noi in Italia anche in altre parti del mondo. Nel frattempo buona la prova di questi ragazzi svizzeri. A me sono parsi un po' più lenti, un pochino più spenti rispetto a Federica Lukács, però a livello di elementi, di tecnico, sono andati bene anche loro, moltissimi livelli 4, c'è un cerchio solamente a livello 2, la diagonale a livello 1, mi pare si viene confermato così, però non so, l'impressione che in generale è che sono spenti rispetto a vediamo anche perché sarebbero recuperare posizioni per Federica e Lukács, avevano 44 ed 83, Ramona Elton e Flavia Rosta 45 e 09. Siamo tutti un po' vicini a questa parte finale della classifica, quindi stiamo proprio riguardando i loro ragazzi. Era la parte dei teaser che è andata bene per la verità. Certo, ma sappiamo giusto. Che di fianco al referee, alla giuria, è predisposta una persona apposita, proprio un cronometrista, che si occupa di contare esattamente quanti secondi viene mantenuto il sollevamento, perché se passa una certa durata viene applicata una penalità. Allora aspettiamo il punteggio adesso proprio per la coppia svizzera. La sensazione di Franca era giustissima, 68 e 20 per quanto riguarda la loro free dance, facendo diciamo, tesoro di quanto portavano con il 45-09, hanno un totale di 113 e 29, guardate un po' la delusione anche per questi ragazzi in questo caso ovviamente, perché scivolano in seconda posizione, il che significa che comunque hanno perso una posizione rispetto alla classifica che avevano, e quindi in questo momento mantengono la prima posizione Federica Testa e Lukács Solley con 114 e 62.